appartengo a una generazione che ha fatto in tempo a vedere la messa in latino. Di fronte alla messa in latino c'erano tre atteggiamenti, mi ricordo. Primo atteggiamento, quelli che sapevano tutte le parole della messa in latino. E lo vedevi proprio come atteggiamento, sono, sai, come quelli che sanno le canzoni in inglese, che cantano proprio, che sanno l'inglese bene, no? Lo vedi come faccia che si vantavano proprio. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Eia ergo, advocata nostra, illos tu. Si vantavano. Poi c'era un secondo atteggiamento, quelli che sapevano quelle parole di latino solo quelle che somigliavano all'italiano. E le altre no, e sono come quelli che cantano in inglese, sono solo tre parole, no? Anch'io so tre parole di inglese, so Sky, perché pago abbonamento, no? Hard, perché pago abbonamento hard, e questi qua si vantavano meno, no? Salve Regina, Mater misericordie, vita. Salve. Un altro atteggiamento. Poi c'era terzo atteggiamento, quelli che non sapevano un'ostia di latino. E questi avevano una reazione opposta, italianizzavano tutto. In parrocchia nostra c'erano due vecchiette, no? Rivoluzionarie, avevano anticipato la messa in italiano di 10 anni. Loro si rifiutavano di pregare in latino, ma è giusto, perché dicono, metti che mi prendo degli impegni che non so neanche io cosa che ho detto, no? Però italianizzavano, è ovvio che non conoscendo il latino, non è che traducevano, traslitteravano. E c'erano dei risultati bellissimi, mi ricordo il Tantum Ergo, questo canto gregoriano che faceva Tantum Ergo Sacramentum. E le vecchiette, canta il merlo sul frumento! Avevano anticipato la messa rivoluzionaria per il mondo.